pubblico delle grandi occasioni al Piccardo per la partita di andata dei play-out. Il Borzoli in maglia bianca ospita il Camporosso. Chi muoverà passi importanti verso la salvezza? Dopo 10 minuti la prima occasione per il Borzoli da calcio d'angolo. In area è pronto Libbi, ma viene anticipato da Vitellaro che conclude alto. Calcio di punizione battuto esibiti 4 minuti dopo. Ancora Libbi a provarci, ma il tentativo di testa termina a lato. Al 22esimo contro il Borzoli ci si mette anche la sfortuna. Mendez fa tutto bene, si porta in area, carica il tiro ma trova la traversa. Sempre i ragazzi di Baldi a spingere e alla mezz'ora Comi riesce a salvare sulla linea il Camporosso dal tentativo di Vitellaro. A reti inviolate si passa al secondo tempo con le immagini e il montaggio di Samuele Ragusa. Sale il nervosismo ma scende il livello di gioco. Degno di nota, al 25esimo, l'espulsione del mister del Camporosso, Luci. Si fa vedere in avanti il Borzoli quando mancano 12 minuti alla fine del match, esibiti però non impensierisce Celea. Ultimi 10 minuti di inferiorità numerica per il Camporosso. Bocchio di Novi Ligure allontana Trimboli per somma di ammonizioni. Ci provano ancora i gialloblu con Piovesan che punta al 7. Attento Celea salva i suoi. Sembra essersi svegliato il Borzoli che vuole sbloccare il risultato. Da fuori Libbi va alla conclusione ma Celea dice ancora una volta no. Quando mancano 2 minuti al termine l'arbitro indica il dischetto. Calcio di rigore per il Borzoli. Piovesan non sbaglia e fa esplodere la gioia gialloblu per l'1-0 finale. Partita nervosa in cui è il Borzoli a fare meglio e grazie al rigore di Piovesan i ragazzi di Baldi affrontano con una spinta in più il ritorno su un campo sempre ostico.